Ci risiamo. Anche questa volta gli staff pack arrivano la prossima volta. Sappiamo già che le espansioni sono i DLC più amati dalla community ed è facile intuirne il perché. Il rilascio di un'espansione equivale al 99,9% delle volte a un nuovo mondo, il che implica nuovi lot su cui costruire, nuovi scenari da intrecciare con le nostre storie gameplay, nuove funzionalità gameplay, quindi nuovi oggetti ed interazioni. A meno che il concept dell'espansione non sia proprio una cavolata pazzesca su un tema che non piaccia neanche ad un giocatore su miliardi al mondo, ed è veramente complicato quando si tratta di gusti di gioco, è davvero difficile che un'espansione sia, sviluppatori, permettetemi il termine, da buttare. Sono sempre 40 euro, è vero, ma con gli sconti al 50% e con un po' di pazienza si risolve questo problema. I game packs sono i miei preferiti, simili alle espansioni in quanto alle caratteristiche che abbiamo visto prima, ma costano di meno, quindi già 10 miliardi di punti per i game packs. Gli staff packs sono ormai antiquariato, vintage, retro. Li vendono alle aste per milioni di dollari. È ironia. E poi ci sono loro, i kit. Ma perché la community li odia così tanto? Queste sono le mie teorie. 1. Costano 5 euro ma contengono 10 elementi in croce. Fine. Ah no, anche 2. Sono solo per il crown sim o per la modalità compra-costruisci. E probabilmente anche 3. Molte volte si ha la sensazione che siano strascichi di vecchie DLC per qualche motivo mai rilasciati, oppure la nuova veste di oggetti visti e rivisti, magari anche del gioco base. Ma vediamo effettivamente tutti questi kit. Immaginiamo che non costino 5 euro, che non siano solo per un aspetto del gioco e che non siano oggetti semplicemente rinfrescati. Concentriamoci sul contenuto di per sé e chiediamoci, ma i kit in generale ne valgono la pena? Vediamoli tutti. Iniziamo dai due nuovissimi kit. Numero 1. Modern Looks Kit, della versione inglese. Attenzione! Potrebbe diventare facilmente uno dei miei kit più usati. Gli oggetti sono molto carini. Tra i miei preferiti troviamo le tende, la TV / quadro e il giradischi da tavolo. Mamma. A giudicare dal looks nel titolo, i simoleons qui si buttano. Di sicuro non vanno bene per le starter homes. Lo stile di questo kit però mi ricorda molto una content creator di CC che amo particolarmente, quindi è un bene che ora siano parte integrante del gioco. 2. Poolside Splash Kit, nella versione inglese. Le aspettative relative a questo kit erano abbastanza elevate. Da quando è stata presentata la roadmap con l'anteprima di un costume da bagno, i simmers hanno iniziato a fantasticare su tutti gli accessori da piscina. Chi pensava ad altre attività da piscina? Chi ha un nuovo arredamento? Chi ha nuovi accessori per la piscina? Con magari anche una nuova texture dell'acqua? E invece siamo stati tutti sorpresi con costumi, collane, occhiali da sole e braccioli. Tutto nel crown sim. Deludente per le premesse, ma comunque sono pezzi interessanti, non c'è che dire. 3. Angolo dei libri. È inutile. L'angolo biblioteca, libreria, ufficio con libri ce lo infiliamo in tutti nelle case. E questo kit è stato pensato per riempire quell'angolo o quella stanza, per i Sims più fortunati. Alcuni oggetti sono ripetuti, e gli stessi non hanno chissà quale qualità, eh? Ma i divani, le lampade, i libri impilabili e i libri scaffali sono nominati per l'Oscar 2023, senza ombra di dubbio. 4. Grunge Revival. Qui si ha un divario tra i millennials e la generazione Z.
ma non è detto. Chi ha vissuto direttamente quegli anni o li ha vissuti tramite musica e arte non potrà non amare questo kit. È solo Cass, è vero, ma sono pezzi che assolutamente devono far parte del guardaroba dei nostri Sims. Ora, giustamente, potevano farne parte direttamente col gioco base, no? 5. Tesori nascosti. Questo è uno dei kit più specifici e più vaghi allo stesso tempo. È specifico perché se volete arredare un garage o il sotterraneo abbandonato, allora è lui, è perfetto. Se non avete questo presupposto, è difficile collocarne gli oggetti. Dove li mettiamo tutti questi oggetti rotti? Nel corridoio? Forse per dimostrare che non stiamo usando il motherload? 6. Oasi verde. Qui la community è divisa. Ci sono simmers a cui questo kit ha completamente rivoluzionato le storie e le case, altri per cui il kit è stata una grande delusione. Io personalmente mi ritrovo nel secondo gruppo, perché secondo me non esiste giardinaggio senza interazioni di giardinaggio. 7. Oggettini da bagno. Questo kit mi fa rodere un po'. L'ho letteralmente adorato, adorato, adorato. Questo qui è uno dei motivi. Anche in questo caso sarebbe stato giustissimo avere tutti questi oggetti nel gioco base, ovviamente. Però devo ammettere che questo kit è uno dei pochi a contribuire a rendere il gioco più realistico. Vedasi dentifricio spremuto. 8. Collezione Simtima. Da una non grande fan del cast e soprattutto di Kit Cass, questo mi ha stupito. Contiene dei pezzi davvero stupendi a mio avviso, dello stesso livello qualitativo di alcuni pezzi custom content, e chi usa i CC sa bene il livello di qualità degli oggetti di solito. E infatti con l'uscita di questo kit, per la prima volta in vita mia, ho disinstallato dei CC senza sensi di colpa, convinta di trovare in gioco elementi della medesima alta qualità. 9. Oggettini quotidiani. Per la serie Oggettini vi amiamo, questo, come quelli del bagno, sono stati un successone. Perché è bello riempire di elementi le case dei Sims, a meno che non siano fan sfegatati della condo. Ottimo per gli amanti del building, piacevole per gli amanti del gameplay. Ad esempio, se il sim è un atletico professionista, tutti gli oggettini da palestra ci stanno benissimo per sottolineare questo aspetto della personalità. Idem se è un artista, eccetera, eccetera. 10. Tinte pastello. Questo kit è molto, 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 ma molto specifico, sia in termini di utilità che in termini di gusti. Tutti gli oggettini inclusi non sono utilizzabili in tutte le build, in tutte le stanze o da tutti i simmers. L'aggettivo che meglio li descrive è carini, ma anche pucciosi. È tutto pastello. Ma va? Rosa, cuoricini, fiorellini, letteralmente. Io ne ho trovato l'utilizzo in stanze da bambini e adolescenti, ma ad essere onesta non ne trovo l'utilità a livello universale, così per dire. 11. Lusso nel deserto. Uno dei migliori kit mai realizzati, in my opinion. E qui non c'entra nulla col fatto che fu regalato da The Sims, perché sinceramente li avrei spesi volentieri quei 5 euro per questo kit. Io in questo kit ci vedo utilità, universalità, colori neutri, compatibili con tutte le palette, dettagli ben delineati, stile ben definito, ma al contempo sfruttabile in tutte le build. Moderne più che altro, sì, ma con tutti gli stili che volete. 12. Primi passi nella moda. Questo è stato il primo kit in cui ho capito che gli sviluppatori stavano decisamente alzando l'asticella della qualità degli oggetti. Sì, sono pochi, e sì, sono solo per bambini, ma senza questo kit, i bambini avrebbero un jeans
un pantalone e due magliette a maniche corte e magari anche un paio di occhiali da sole e basta. E invece, con questo kit, sono un po' più alla moda, ma non nel senso di seguire un trend, nel senso che finalmente anche questi bambini si sanno vestire. 13. Piccoli campeggiatori. Su questo kit ho tentennato tanto. Non ero sicura di voler addobbare i giardini con delle tende da campeggio e con un maxi schermo in stile proiettore da drive-in. Però, quando mi sono convinta, ho scoperto in realtà altri oggettini carini che uso spesso e vedo anche Simmers utilizzare tanto, come i cuscini, questa sediolina molto carina e queste altalene. Ancora non sono convintissima sul proiettore, ma se si gioca con i bambini, questo kit offre di sicuro oggetti e spunti gameplay con interazione inclusa. 14. Chic al chiaro di luna. Questo lo passo, non è il mio possesso. 15. Arredamento massimalista. Questo kit è per pochi. E questi pochi di sicuro non sono condoriani, né sono influenzati dallo stile scandinavo. Se potessimo tradurre la versione inglese semplicemente con decora finché puoi, un motivo c'è. Tanti accessori, tanti colori, tante fantasie. E il punto di questo kit è quello di usarli anche insieme, come dimostrano delle foto di The Sims. Se il vostro stile è affine al mio, allora non ve lo consiglio. Se invece vi piace spaziare diversi stili e vi ammiro anche per questo, allora dovreste provarci. 16. Colori di carnevale. Questo lo salto perché non è il mio possesso. 17. Modern menswear. Anche questo lo salto, non lo posseggo. 18. Interni floreali. Fermi tutti, è arrivato il turno del mio kit preferito. Piante, con vasi grandi, piccole, da muro, da scrivania, in tanti colori e tanti stili. Include persino un tavolo e una console, rigorosamente con della flora. Se siete amanti delle piante nelle vostre build, non potete non avere questo kit. 19. Fashion Street. È uno dei kit più deludenti a mio avviso. Non per il contenuto in per sé, ma perché il nome trae un po' in inganno. Magari uno si aspetta indumenti alla moda o indumenti che magari seguono uno stile ben preciso, che non è stato accidentalmente menzionato nel titolo, che coincidenza. Ora, non saprei come categorizzare questo abbigliamento, se non sciallo, forse appropriato per una vacanza nel deserto? Io non lo uso, proprio, zero. Se non per le infradito, che sono una valida alternativa alle ciabatte del gioco base. 20. 20. Viaggio a Incheon. Anche questo non è il mio possesso, quindi non mi sembra giusto commentarlo. 21. Loft industriale. Ecco l'altro kit preferito. Questo però è puro gusto personale, nel senso che mi piace lo stile industriale, ha dei pezzi abbastanza particolari, come questo divano. Ma in tutta onestà, con lo stile industriale avrebbero potuto includere molti più pezzi di quelli inclusi nel kit. Per esempio, pensare a dei pezzi che fossero adatti ad un muro altissimo, una combinazione di primo e secondo piano, come i veri loft, sarebbero stati d'effetto. 22. Oasi in giardino. Questo kit è davvero molto specifico. Se volete ricreare il castello di Jasmine in Aladdin, allora è perfetto. Se pensate a Oasis Springs come una città del Marocco, allora questo è il vostro kit. Se invece avete il sim politico, amante della vita metropolitana, lo stile non è proprio il medesimo. Però effettivamente un appartamento orientale in San Myshuno è un'ottima sfida. Challenge accepted. 23. Pulizie di primavera. L'unico kit con gameplay, ma molto bugato, quindi non è in mio possesso e non riesco a commentarlo.
24. Cucina di campagna. Questo è uno dei kit che mi ha delusa di più, purtroppo. La cucina è l'area dove trascorriamo più tempo, sia io nel building a causa dei clutter che la popolano, che i miei Sims, visto che hanno il bisogno della fame, perennemente in decadimento. E invece, questo kit offre qualche bancone, un frigo, qualche clutter. Tutto questo avrebbe potuto far parte benissimo di vita in campagna, ma senza ombra di dubbio. 25. Moda retro. Anche questo non è in mio possesso. Come avete visto, la lista dei kit che abbiamo visto non è completa. Mancano dei kit di cui non ho espresso un giudizio perché semplicemente non sono in mio possesso. Non nego che magari in futuro magari deciderò di acquistarli o me li passa dei Sims e in quel caso li aggiungiamo alla lista. Ok, costano 5 euro, hanno pochi elementi ciascuno e non vanno mai in sconto. Ma chiediamoci questo: migliorano in qualche modo la nostra esperienza di gioco? Io sinceramente sono contenta che questi elementi esistano in gioco, decisamente. Il prossimo kit però gratis di nuovo, team di The Sims? Grazie mille per aver guardato il video. I kit che mancano prima o poi li vedremo di nuovo su questo canale, tanto sicuramente se ne aggiungeranno altri nel tempo e avremo così una lista più lunga da vedere. Nel frattempo lasciate un like ed iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per sostenere questo progetto. Alla prossima, bella gente!